Tra le attività portate avanti da Amapola in questo progetto pilota è inclusa la sensibilizzazione dei cittadini sul ruolo attivo che possono giocare nel richiedere sempre maggiore trasparenza nelle procedure di appalto e nella pubblica amministrazione. Abbiamo pensato che gli studenti delle scuole superiori fossero un target più che mai strategico, perché incarnano il futuro della comunità locale, giovani che devono trovare buone ragioni per non lasciare queste terre una volta finiti gli studi e contribuire invece al loro sviluppo. Ma come coinvolgerli? Difficile farlo nel loro tempo libero su un tema complesso e decisamente poco accattivante. Per questo abbiamo pensato a un percorso di alternanza scuola-lavoro. È un'attività obbligatoria in cui gli studenti alternano alla formazione in aula esperienze pratiche nel mondo del lavoro. È stata scelta la classe 4A dell'Istituto Pietro Domina di Polizzi Generosa, composta da 13 studenti, futuri geometri. Cosa abbiamo fatto? Al termine di 3 giorni di formazione in aula, abbiamo diviso i ragazzi in 3 gruppi. Ad ogni gruppo è stata poi assegnata una procedura di appalto sul tema dell'efficientamento energetico, simile a quelle che saranno poi monitorate da Amapola. I ragazzi hanno cercato i documenti di gara, fatto sopralluoghi, parlato con la stazione appaltante e scritto un report di monitoraggio. C'è chi è stato fortunato e ha trovato un'amministrazione molto trasparente e organizzata con tutto il materiale online. C'è chi lo è stato meno. Non tutto il materiale era pubblicato, oppure era pubblicato su siti disorganizzati e poco comprensibili. C'è anche chi ha trovato una stazione appaltante non disponibile in prima battuta a fornire i documenti se non dietro al pagamento di una somma in denaro per la produzione delle copie. Poi ci hanno ripensato con un po' di mediazione. I ragazzi ci hanno stupito. Sebbene in modi e tempi diversi, tutti e 3 i gruppi hanno portato a termine il lavoro realizzando un report di monitoraggio che non solo raccontava la procedura di appalto, ma che forniva anche suggerimenti ai comuni coinvolti per migliorare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sugli appalti. Il percorso prevedeva anche che i ragazzi presentassero il loro lavoro agli altri studenti della scuola. In occasione del 70° anniversario della Costituzione italiana, congiunto all'anniversario della strage di Capaci, la scuola ha organizzato un evento ospitando un magistrato per parlare di legalità e Costituzione e hanno proposto agli studenti di far esporre il loro lavoro. I 3 gruppi hanno trovato 3 modalità diverse. Un gruppo ha realizzato una presentazione in PowerPoint, tecnica e puntuale. Un gruppo si è cimentato in un poster sintetico, immediato e completo. Un gruppo ha scelto il video, presentando non solo i risultati del loro lavoro di monitoraggio, ma anche lo storytelling della loro esperienza di alternanza scuola-lavoro.